Ciao carissimi, questo è Electric Abu. Oggi video piuttosto particolare. Allora, abbiamo dei occhiali da sole, della vernice rosa fluo, piuttosto accesa, la più accesa che avevano, è un rosa un po' particolare, un bisturi? Sì, letteralmente un bisturi, perché per esperienza vi dico che è molto meglio rispetto a un taglierino se devi fare lavori di precisione. Un portatile per vedere la fonte di ispirazione per questo video è letteralmente quasi un chilo di riso, patate e tonno, perché ho riniziato una dieta piuttosto ferrea e mi sto allenando tanto per far crescere sto bicio. Ok, anche no, in realtà questo avanzerà un po', soltanto che ne cucino tanto, così lo metto in frigo, ci faccio merenda il giorno dopo, capito come funziona? Ma adesso venite di qua perché passiamo all'azione adesso. Pa. Oh. Ah. Allora, dopo aver visto diversi video di personalizzazione degli occhiali, c'è chi fa diverse sfumature, semplicemente protegge le lenti con dello scotch e poi fa delle sfumature con diversi tipi di vernice. Noi ne abbiamo una sola, quindi quello è già da escludere. E c'è chi, come Casey Neistat, colui a cui mi voglio ispirare, scava e graffia il proprio occhiale, lo svernicia di brutto e poi lima via la vernice, in modo che dia questo effetto come se sia stato vittima di un'esplosione micidiale di vernice. Noi seguiremo quel concept all'incirca. Quindi intanto vediamo che occhiali ho, perché ovviamente io non ho, a differenza di Casey Neistat, 200 euro da buttare in dei Ray-Ban da distruggere. Quindi io ho investito solo 20 euro in questi occhiali qui, con le lenti blu, perché la lente blu mi piace. La verità è che non c'era nient'altro, ma per 20 euro questo ed altro. La marca è Kimorn Design, nel senso che non ha, cioè a marca ma non a marca, non ce l'ha scritta qui intorno. È plastica, morbida, e secondo me questo mi permetterà quindi di lavorare bene con il bisturi. Se avverrà un disastro dovrò ordinare un nuovo paio di occhiali e riprovare il video. Ricapitolando, vernice fluo neon rosa fucsia beom bla. Occhiali rigorosamente made in Cina da soltanto 20 euro presi su Amazon, link in descrizione, o l'account affiliato, porca zozza. E bisturi dal costo di soltanto 1,45 euro in farmacia. E mi raccomando, se sei un minorenne, questo lavoro lo fai affiancato a un adulto, ok? Sia chiaro, perché questo attrezzino qua io e i miei compagni all'università lo utilizzavamo per fare i plastici, perché a lungo andare ti rendi conto che il taglierino è inutile, è insulso contro i forex di spessore 1,5 cm. Poi scopri questo magico aggeggio, il bisturi, e da quel momento in poi farai tutti i plastici con codesto. A meno che non faccia un'università per ricconi in cui ti taglia il laser i pezzi. E questo, beato te. Siccome la vernice ci metterà circa 2 ore ad asciugare e sono già le 10 di sera, è meglio iniziare. Io nel frattempo devo ancora fare cena. Damson. That's what I'm talking about. Passo numero 1, apro il bisturi. Questo attrezzo è estremamente affilato, quindi mi raccomando, con cautela, e non voglio sentire ok? Con cautela. Adesso io mi devo inventare cosa fare, perché secondo me innanzitutto posso scrivere Electric Peo, giustamente, su un lato. Sto facendo diversi tagli per soltanto la stanghetta della E, perché spero almeno che poi dia un effetto rozzo, grezzo, di squartato quasi. Sapete quelle scritte fatte come i tagli? Oh mio Dio, secondo me non mi riesce niente di tutto questo. Qualcosa mi dice che non mi riuscirà niente di tutto questo. Bene, se sarà un fallimento sapete che non vale nemmeno la pena provare, ecco. Quindi provo io per voi, tranquilli. Fallisco io al vostro posto. Cioè io ho scritto soltanto la E fino adesso. Chissà se si vede. Sì, si vede! Una E! Quindi io adesso affronterò un periodo. Ah! Fuck! Lo sapevo. Fuck! Eccolo qua, il danno, signori. Il danno. Ah! Vabbè, è una c***ata, però. Lo sapevo. Mettiti a tagliare con il bisturi. Mettiti a tagliare con il bisturi. Vedi, sei un numero uno. Ah, signori, per ora ho scritto soltanto Electric e già c'è stata una vittima, come potete qui vedere. Praticamente mi sono infilato il bisturi nel dito e per questo, a maggior ragione, non fatelo a casa. Cioè, io sono stato uno stupido perché sto anche facendolo live su Twitch nel frattempo. Comunque, si vedrà? Si vede che c'è inciso Electric? C'è inciso Electric. Secondo me
non verrà, ma io ho portato un altro aiuto da casa. L'avvitatore, perché secondo me con l'avvitatore, ripassando un po' sull'incisione, dovrei scavarla un pochino di più. E con questa dubito di farmi male, perché non è appuntita, guardate, cioè serve soltanto per sfrantumare un pochino la parte già incisa. E poi vedrò che altro riesco a farci, insomma. 2000 years later. Dunque, noi abbiamo finito di incidere, quindi è ora di verniciare, di spruzzare la vernice. E per questo adesso ho bisogno di un bel po' di cartone da mettere sotto. Chissà se ha smesso di uscire il sangue da questo dito. Quello che farò sarà, come al solito, lento ed è anche una rottura. E faccio anche fatica con un dito in meno, ad essere sincero. Devo appiccicare diversi strati e poi con il bisturi andrò a intagliare, a ritagliare l'eccesso di scotch. Non lo so, signori, giuro che non so che fare, non so se sverniciare tutto, vaffanculo. One eternity later. Signori, siamo pronti per schizzare. Allora, qui ho fatto questa cosa qui. Ho appiccicato sulle lenti di questo occhiale in modo squadrettato dei pezzi di scotch, perché sono curioso di vedere se riesco ad ottenere una squadrettatura interna, no? Non lo so nemmeno io che voglio fare. No, non lo so davvero, quindi questo è un test, ok? Se va proprio malissimo, ordinerò degli altri occhiali e ci riproveremo. Ma non penso che andrà così malaccio. Allora, ho chiesto in chat se fare un cambio netto di colore o se farlo sfumato dal nero verso il rosa e tutti hanno detto no, sfumato. Bene, siccome la chat comanda, la chat è suprema, noi faremo così. Signori, siamo pronti. Un attimo, devo proteggere un po' di più il tavolo qui. Signori, siamo pronti. Ah, non si apre. Ah, non si è aperto. Che fatica. Bene, inquadriamo bene la faccenda qui. Siamo pronti? Oh mio Dio, c'ho l'ansia. Faccio una cazzata. È strana sta vernice, molto strana, è molto acquosa. Non capisco perché è così acquosa. Speriamo che non passi il tavolo. Sta super gocciando, cioè proprio super acquosa. Non so se tocca aspettare che si asciughi un po'. Come si vede da qui? Cazzo, che figata però si vede. Cioè, dal video, ve lo dico subito che dal video è un colore molto più acceso che della realtà. Della realtà fa un po' cagare. Allora, signori, non riesco a capire se è un totale fail, perché dalla telecamera sì, il colore è molto acceso, e soprattutto dalla telecamera qua in alto, e in realtà è molto acquoso, quindi forse ho sbagliato proprio a prendere il colore. Direi di fare una prova di aspettare, vedere se si asciuga, se diventa meno acquoso. Forse devo spruzzare un po' alla cavolo questa vernice prima di spruzzarla sugli occhiali, non lo so. Lo scopriremo a breve, suppongo, spero. Bel fail. Un'altra mano, un po' più a distanza, un po' più veloce. Però comunque si appoggia sulla maledetta vernice. Qui è diventato tutto un po' rosa il tappo, c'ho lo scotch rosa. Io sto respirando la vernice a questo punto. 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. Allora, non faccio altro che dare mani su mani, ok? Non appena ripasso con il tovagliolo nelle parti in cui è gocciolante, si sfragne tutto, come si dice qui nelle Marche. Si smandrappa la vernice, come se fosse la colla vinilica che togli con le mani. Quindi penso che la vernice di partenza sia un po' una cagata. Quindi gli ho dato un'ulteriore mano molto più abbondante e questa volta l'ho appesa, come potete vedere qui, in un modo strategico, tattico, tecnico avanzato, affinché non si accumuli del gocciume dove tocca. E niente, proviamo. E buongiorno, signori miei carissimi, questa è la situazione. Da quel che vedo è strapieno di bolle. Al tatto è molto molto gommosa questa vernice, lo tolgo dall'attrezzo per tenerlo appeso, questo attrezzo improvvisato, e andiamo ad analizzare il prodotto finito da vicino. Oh, non poteva esserci fail peggiore. Sai che vado a togliere il nastro adesivo per vedere se almeno l'effetto sotto è venuto, ma secondo me ormai si è solidificato insieme al tutto. Sì, non riesco a toglierlo. Wow, lo scotch si sframmenta tra le mie mani mentre che provo a toglierlo. Oh, attenzione, qualcosa sta uscendo.
Non per dire, non ho detto che sono le 8 del mattino. E che la prima cosa che ho fatto oggi è stato venire su a controllare questi occhiali e mi suona il citofono, arrivo. Mourinho era anche un fuori classe, no. Piano piano, piano piano, signori. Questo più o meno è l'effetto. Sa molto di frastagliato e distrutto. L'unica cosa che sicuramente non verrà è la scritta che ho inciso prima, quindi tagliarmi il dito è stato inutile. Ve lo dico perché non è una vernice che permea bene, ma fa uno strato plasticoso, gommoso, quindi non può essere penetrato nell'incisione. Guarda come è venuto fuori proprio in modo liscio. È come se ci fosse uno spesso strato di colla vinilica rosa su tutti gli occhiali. Proviamoli. Oh wow, ciao, come state? A belli, a così. Bella lì, bella là, come va, fra? Ok, ci si vede attraverso, già è un successo. Proverò a incidere piano piano con delicatezza un nuovo Electric Peo. Problema che, come vedete, qui viene via tutta la vernice. Cioè, è quello strato di cui parlavo. Chissà se riesco a farvelo vedere per bene. Vedete qui? Viene via tutta la vernice. Cioè, se io faccio un taglietto e poi faccio così, viene via tutto. Sai che faccio un ritaglio, un quadrato, che magari sembra qualcosa di simpatico. Un quadrato. Che roba assurda, che roba inutile. Una freccia, com'è simpatico? E qui ho fatto un tuono bruttissimo. Quindi questo è il risultato. E io non so se questo video si chiamerà già alla base Epic Fail, custom occhiale finito male, non ho la più pallida idea. Forse voi già lo sapevate che sarebbe andato a finire così se mi avete visto su Twitch, o se avete visto il titolo del video dipende come l'avrò chiamato, perché non lo so nemmeno io. Detto questo, sono più che aperto per nuovi esperimenti di design grafici e pittorici. Mi raccomando, almeno per il fail schiacciate la campanella e iscrivetevi, la campanella è essenziale. E addio, suppongo. Vado a sfoggiare i miei occhiali nel centro di Fabriano, credo, sì. Ehi, aprimi o chiudimi. Aprimi. Cierrame, mi amor. Cierrame mucho, bésame mucho, mamá. Bésame mucho, madre mía divina. Dove vai? Se il fringuello non ce l'hai.